Immagina, è la fine della stagione 2. Atterri in una zona sconosciutissima con i tuoi compagni. Lutti ogni cosa, lasciando alle spalle questa merdina di armi, e ti dirigi verso la safe. Ogni player è spaventato da tutti gli altri players, che non fanno altro che camperare nei cespugli, sperando di non essere visti o trovati dagli altri players, e sperando di trovare quella che è l'arma più forte in assoluto di Fortnite. L'oggetto preferito di tutti i giocatori di Fortnite, il cespuglio indossabile. Ogni volta che vedevi un cavaliere nero, le tue mani iniziavano a tremare. E sapevi che farti la cacchina nei pantaloni non era la cosa più terribile che tu potessi fare in quell'occasione. Speravi con tutte le tue forze di fare quella dannatissima vittoria royale, per sbloccare l'ombrello della vittoria e tirartela coi tuoi amici. E nonostante fosse difficile, passavi ore e ore nelle code di Fortnite, partita dopo partita, per cercare di vincere. Non esisteva il rage quit. Ma andando velocemente da febbraio a maggio, una meteora ha colpito un magazzino muffito, che fa anche rima. Così tu, con la tua nuovissima skin di John Wick, ti affrettavi ad esplorare ogni singolo posto nuovo. La Season 4, pinnacoli pendenti che si pensava sarebbe stata distrutta, i supereroi che girano per la mappa, la vendetta di Omega. Ma poi il dilemma, una delle cose peggiori in assoluto nella storia di Fortnite, l'arrivo della Season 5. Ma non lo dico per le skin che erano fighissime, non lo dico per la mappa che era piena di cose nuove e di posti nuovi e bizzarri da esplorare. Lo dico per una meccanica di gioco rimossa che rimarrà sempre nei nostri cuori. Double Pump. Molti lo hanno ancora nel cuore, molti lo amavano, ma a quanto pare la mamma Epic non lo amava. Mamma Epic infatti amava utilizzare il codice supporta un creatore OctiPFI nello shop. Il Double Pump era una cosa da pro player, bisognava avere mentalità e agilità nel farlo. Certo, con un po' di allenamento ci sarebbero riusciti tutti, ma la Epic puntava a rendere il gioco più randomico possibile, in modo che i nuovi player, soprattutto i più scarsi, potessero divertirsi e riuscire a vincere comunque all'interno dei giochi di Fortnite. Dopotutto l'obiettivo la Epic è avere quanti più giocatori che giocano a Fortnite, in modo che essi possano comprare Salva il Mondo e le skin. E quindi ha bisogno di giocatori che, nonostante giochino da poco, con un pizzico di fortuna riescano a fare la loro vittoria royale. Ma il gioco è cambiato radicalmente. Sempre per mantenere il gioco più randomico è stata inserita la Drum Gun, che è stata una delle armi più forti che Fortnite abbia mai visto. Infatti è stata nerfata tantissime ma tantissime volte. Con l'arrivo della Season 7 abbiamo visto gli aeroplani, e anche quelli sono stati odiatissimi. Erano fortissimi e fin da subito lo si sono dimostrati. A me piacevano tantissimo, ma la community, come al solito, per lo più composta da gente che ama passare ore e ore a fare 90 su creativa, ha odiato l'aggiunta della Epic Games. E dopo innumerevoli nerf, gli aerei sono stati completamente rimossi nella Season 8. E poi Season 10, abbiamo visto il Bruto, e anch'esso è stato odiato dalla community, e come al solito a me invece piaceva. Anche stavolta l'Epic Games lo ha dovuto nerfare più volte, e sono più che certo che nella prossima season non lo vedremo più. Ma ha fatto anche un'altra cosa, un altro cambiamento che tantissimi player non hanno apprezzato, e ha spinto questi player a voler abbandonare il gioco. La Epic ha nerfato la Turbo Building, aumentando la quantità di tempo che deve passare tra il piazzamento automatico di un muro e l'altro. Se una volta tu potevi piazzare i muri con un ritardo di 0,05 secondi, adesso lo devi fare con un ritardo di 0,15 secondi. Questo comporta un notevole rallentamento nelle build, di cui parleremo tra poco. L'unica conclusione che però tutto questo ci fa portare è che Fortnite è cambiato. E per lo più è cambiato in peggio. Molti si sono stufati già da tempo, molti giocano ad altro, molti sono lì sul punto di disinstallare il gioco. Ma c'è una spiegazione a tutto ciò. Certo, c'è anche da considerare quello che c'è di buono. Tutti gli eventi che la Epic ci propone, tutte le skin, tutte le collaborazioni con gli altri brand. Cioè, secondo me l'evento di Marshmallow è stato uno degli eventi più fighi che abbia mai visto all'interno di un videogioco. Vediamo ora cosa può fare però l'Epic Games per migliorare il gioco. Mettere più veicoli, o forse mettere tutti i veicoli. Vi immaginate una mappa piena di aerei, quad, macchine da golf, carrelli della spesa? A me piacerebbe, mi divertirei. Rimettere Hogwarts, perché non si capisce perché l'abbiano tolta. Ok, l'hanno tolta per mettere lo stadio di calcio. Lo stadio di calcio c'è stato per l'evento dei calciatori, ma una volta che l'hanno tolto, perché hanno lasciato lo spazio vuoto? Perché non hanno rimesso Hogwarts, che era un posto bellissimo e mi ci buttavo sempre? Ora quel punto della mappa è vuoto, e rimettere i cespugli più alti in modo che la gente possa camperare di nuovo nei cespugli. E queste sono solo alcune delle cose che la Epic può fare. Ma la Epic non può fare nulla invece contro la vera rovina di Fortnite. E la vera rovina di Fortnite purtroppo siamo noi giocatori, o meglio, la nostra mentalità inaccontentabile. Noi non capiamo più la bellezza del gioco in sé, la sua semplicità, ma vogliamo sempre di più da un gioco che rispecchi le nostre idee di gioco perfetto. Sapete perché una volta amavamo
amo questo gioco, lo sapete? Ve lo spiego, vi do il mio parere. Poi ci sarà sempre qualcuno che non la pensa con me, la pensa diversamente, chiaro, quindi apprezzo tutte le vostre opinioni nei commenti. All'inizio su Fortnite eravamo tutti scarsoni. Nessuno sapeva buildare, fightare, fare i 90s, fare le 1v1, nessuno sapeva fare queste cose. La gente non sapeva cosa fossero le safe rotation, le strategie, non sapeva nulla. La gente costruiva enormi fortini a fine safe e camperava in essi, volendo difenderli. La gente passava da zona in zona, cercando da cassa in cassa per trovare il leggendario Scar dorato, quell'arma che sapevi che se avevi avresti vinto. Ed era per questo che il gioco era bello, perché ci accontentavamo delle piccole cose. Contavano il divertimento, il gioco di squadra, le trollate agli amici, gli enormi fortini a caso costruiti in giro per la mappa. Io mi ricordo che ai primi tempi in cui facevo i video di Fortnite, uno dei miei consigli era: ragazzi, non costruite i fortini enormi a metà game, non ha senso. Cioè, una volta la gente aveva bisogno di questi consigli, ma poi col tempo c'è stato sempre qualcuno che era migliore degli altri, il classico pro player, quello che faceva un sacco di kill ogni partita. Ma ditemi, qual è la felicità adesso di fare una kill rispetto a 6 season fa? Quando fate una kill adesso è quasi scontata, è inutile, mentre quando facevate una kill 6 season fa, fidatevi, vi sentivate dei pro players assurdi. Ora, se fate una vittoria con una kill, vi fa schifo, anzi non vi sembra neanche una vittoria, mentre se la aveste fatto una season fa, boia, sarebbe stata la cosa migliore del mondo. Oh cavolo, non hai fatto 52 kills in singolo, ma allora sei uno scarso. Ci paragoniamo sempre ai migliori. E se non impariamo ad editare come loro, a buildare come loro, ad avere la loro mira, ci sentiamo inferiori, ci sentiamo scarsi. E dov'è il divertimento in tutto ciò? Quando l'ossessione di diventare il migliore prende il sopravvento, non ti diverti più alle piccole cose, non ti diverti più, non ti accontenti più, cerchi sempre di essere il migliore, ma è impossibile essere il migliore con così tanta gente che ci prova ogni giorno spudoratamente. Ci sarà sempre gente che ha più tempo di te per provarci, che ci guadagna, quindi lui oltre a giocare non deve fare altro perché quello è il suo lavoro e sarà sempre meglio di te, che magari hai altre cose da fare nella tua vita. C'è gente che vuole fare 20 kill ogni game perché solo così si sentirà forte, ma questo non accade e di conseguenza questa gente abbandona il gioco odiandolo, dicendo che Fortnite fa schifo. Ma sapete invece le uniche cose che permetterebbero a queste persone di divertirsi e di battere i pro players? Le cose randomiche del gioco, la drum gun, la minigun, gli aerei, i bruti, tutte queste cose aggiunte per aiutare i nuovi players a vincere contro quei players super forti. Perché se uno inizia a giocare adesso e uno ci gioca già da 3 mesi, è ovvio che quello di 3 mesi gli farà il culo a quello scarso, ma è come vero che uno scarso dentro un robot riesce a fare il culo a quello forte. Quell'RPG in bocca a quel pro player che non se lo aspettava, quella minigun che rompe le strutture, quel rift spazzatura che viene lanciato sotto il fortino e fa cadere un sacco di roba sul nemico, quello. Le robe casuali aiutano a uccidere i pro players, che guarda caso sono tutte quelle cose che i pro players odiano. Perché? Perché è l'unica roba in grado di batterli. Mi ricordo un tempo dove la gente era amichevole, dove se andavi in giro per la mappa a ballare, c'erano i nemici che si univano a te e ballavate tutti insieme. Se ci provi ora, in 2 nanosecondi, ti trovi una cecchinata in testa e te la ricordi per un bel pezzo. Mi ricordo un tempo dove Fortnite era divertente, e ora che hanno tolto il turbo building, il gioco si rallenterà. La gente che prima buildava 7 miliardi di strutture non lo potrà più fare. I nuovi giocatori potranno iniziare ad imparare a buildare perché il building sarà più lento, più facile. Ora vi troverete scomodi, sicuramente. Siete disabituati e siete sempre stati abituati a buildare veloce, eccetera. Ma fidati, ti abituerai. Come hai sempre fatto in tutte le cose che l'Epic ha messo da 8 season a questa parte.